Che cos'è la comunità Nuovi Orizzonti? La comunità Nuovi Orizzonti è nata attraverso Chiara Mirante, che è la sua fondatrice, per portare il lieto annuncio a chi? Alle persone che sono praticamente lontane, ma non soltanto lontane da Dio, che vivono un inferno interiore, anzi per dire meglio gli inferi della propria anima, della propria esistenza, cioè quello stato di morte che permette alla persona di vivere una vita normale ma di morire dentro letteralmente. Allora attraverso un lavoro di evangelizzazione che è su tutto il territorio nazionale e internazionale, Nuovi Orizzonti approccia proprio quelle persone che apparentemente stanno bene e anche coloro che stanno in realtà male, per dirgli: guarda, c'è un Dio che si è fatto carne per essere il Dio con noi, per stare con te, per portarti la pienezza della gioia. Qual è il rapporto che questa realtà ha con la comunità di Torre a Mare? Sicuramente inizialmente, quando noi entriamo in un territorio, no, con ragazzi un po' disagiati, c'è sempre un pochettino così di paura, però devo essere sincero, la collaborazione che abbiamo trovato delle persone, del parroco stesso, Don Fabio, è stata meravigliosa. Cioè, loro ci chiamano magari per aiutarli in determinate cose, noi chiamiamo loro per collaborare, tant'è vero oggi devo fare una catechesi nella parrocchia e a volte i ragazzi vanno ad aiutare il parroco per, non so, fare dei trasloghi, togliere dei mobili, e così loro vengono qui, partecipano alla nostra vita, collaborano pienamente. Quali sono invece i problemi che una realtà come questa deve affrontare? Ma voi immaginate, una casa come la nostra, e questa forse anche una delle più piccole, dove ci sono una venticinquina di ragazzi accolti, insieme chiaramente con noi che collaboriamo e viviamo qui. Non abbiamo, diciamo, un aiuto che viene dall'esterno, quindi dobbiamo darci da fare noi, con le nostre mani, quindi attraverso il lavoro proprio che svolgiamo, quindi nella campagna facciamo dei lavori artigianali all'interno, cerchiamo di inventarci qualsiasi cosa per sostenerci. Di cosa parla il Vangelo di domenica prossima e perché è particolarmente calzante con Nuovi Orizzonti? Qui Gesù dice che il Padre non vuole che si perda nulla di quanto egli gli ha dato, ma è questo esattamente il carisma di Nuovi Orizzonti. Cioè, noi crediamo fermamente che anche la persona più brutta, non so, emarginata, quella che noi cancelleremo dalla nostra vita, invece è colei che deve essere salvata, cioè che all'interno ha veramente la presenza del Signore. E quindi noi lavoriamo per questo fondamentalmente.